Ed oggi potremmo dire anche creatore del bello. È lì che ci sta aspettando, in un bagno di folla. Andiamo a conoscerlo. Il bagno è un luogo privato, ma fino a qualche secolo fa non era proprio così, lo sa benissimo Filippo Daverio. Ma il bagno ha avuto una storia formidabile, cioè noi siamo discendenti degli antichi romani, quando quelli lì a nord si lavavano solo quando pioveva, noi avevamo l'abitudine di fare gli incontri di simposio nuotando, lavandoci, riscaldandoci o raffreddandoci, cioè è la cosa più peninsulare che esista, cioè l'italiano si riconosce dalla passione per il bagno. Guardi da te, che appena è diventato ricco l'italiano, ha cominciato a rifare il bagno, non ha più quel cunicolo lì stretto che c'era la vaschetta, poi in fondo c'era il water. E infatti la prossima rivoluzione della casa, la prima è stata la cucina, era comprensibile, la seconda è stata il salotto, la terza la camera da letto rifatta, adesso finalmente tocca il bagno. Cioè gli italiani di domani avranno dei bagni fantastici. Come questo? Come questo per uno che esagera un po', però è un'ipotesi di sogno che consente di capire come poi la realtà più concreta potrebbe essere digeribile. Allora, prima regola di fondo, il bagno deve essere di marmo, la cucina deve essere di piastrelle, il salotto deve essere di imbottito, la vita è facile, però il bagno vuole il marmo e qui l'abbiamo dimostrato. L'ha dimostrato senz'altro, e poi del resto il primo impatto che un visitatore ha entrando in questo spazio è la sensazione che questo posto sia sempre stato qui, che questo bagno sia sempre stato in questa sala. Prima era un bagno del pensiero, un bagno della psiche, un bagno dell'anima, adesso diventa anche un bagno del corpo e tutto sempre, come dicevo prima, marmo. E il marmo in Italia da dove viene? Beh, viene dalla Versilia solitamente. Solo il nome che è diventato mondiale, cioè se uno dice marmo in Francia dice Carrara. Marmo di Carrara, il Monte Altissimo. Esatto. Marmo. Da Michelangelo alla vasca da bagno. Questa installazione ha anche dato un suono all'acqua, fa riflettere sul tema dell'acqua anche attraverso il suono che è molto presente, quindi non solo la sensazione tattile dell'acqua, acqua calda, acqua fredda, la portata, esatto, ma anche il suono. Ma questo diventa anche un luogo di pensiero e di riflessione, così come si andava sotto la cascata nelle Alpi per pensare cose poetiche, uno viene qua, si siede sulla vasca, comincia a sognare e si immagina che il mondo sia fattibile. Artigianato e architettura. Ma sono tre cose abbastanza analoghe e sempre fatto con art. Architettura, arte che sono le mani, e l'artigianato che è il dialogo fra le arti, le mani, gli arti e la capacità di fare. E lì è uno dei segreti dell'italianità. In questo campo noi siamo ancora i migliori perché ci sono milioni di persone in Italia che oltre a guardare con gli occhi riescono ancora a guardare con i polpastrelli. Cioè sanno come toccare, hanno godimento nel toccare, non solo il marmo, ma anche le stoffe, i materiali. Cioè noi siamo dei teorici idealisti con una capacità materialista formidabile.